Signori, capitolo 11. Com'è in alto, così è in basso. Partiamo intanto dal calarci in questo pozzo. Niente, non è che partiamo bene, ok? Ok, giù. Prevedo un capitolo molto lungo, ragazzi, poiché quello di prima era abbastanza corto. Corto, 10 minuti. Questo mi puzza. Mi puzza di capitolo molto lungo. È solo una cisterna, ragazzo. Sicuro sia il posto giusto? Sì, deve esserlo. Tra l'altro, che ci faceva Sir Francis in un posto come questo? Voglielo chiedere. La regina Elisabetta cercava la città perduta di Ubar. Già, l'Atlantide del deserto. Qui? Sotto questa città? No, 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 in mezzo al deserto del Rubalcali. Questo posto ne svela solo la posizione, almeno credo. Sapete, questo posto non mi è nuovo. Questo è stato disegnato da Francis Drake sul retro della mappa. Fammi vedere. Ecco, vedi? Questi sono gli stessi pilastri. Ok. Francis Drake deve aver preso questi appunti qua giù. Spiega come trovare l'entrata. È piuttosto criptico, ma penso di poterlo decifrare. Questi fori devono essere importanti. Dobbiamo solo trovare quello giusto. E come facciamo a sapere quale? In questa sala ci sono parecchi fori. Beh, ci sarà un altro indizio. Cercate, qualcosa ci sfugge. Beh, cercate, ovvero cerco io. Tanto già lo so. Cioè, o li facciamo tutti... Mi ha sfiorato qualcosa. Ok, non era quello giusto. Nate, su questa parete è inciso un messaggio. Quale? È in enochiano. Deve averla lasciata Drake. Puoi decifrarla? Ci provo. Oh, Toodles. La luna mostrerà il cammino. La luna? Qua giù? Non resterò qui dentro fino a notte fonda. Mi sa proprio che è un indovinello. Me l'appunterò sulla mappa. Vuoi scarabocchiare una mappa di Drake di 400 anni fa? Certo. Ti spiacerebbe? Ma è che io non vedo lune da nessuna parte. Non sembra fare nulla. Ehi, non inquinarcela, troppo tardi. È che mi ammazzano, vero? Sì, zio, ho capito, ma... Facile a dirsi. Che ha trovato? Ti dice niente questo? Sì, penso di sì. Quella è la luna. Non sembra fare nulla. Mostrerà la strada, ma che strada? Ha segnato tre pilastri, quindi immagino che dovremo tirare le tre leve. Contemporaneamente. Non sembra fare nulla. Non metterò mai la mano in uno di quei buchi. Dai, forza. Dobbiamo azionare tutti gli interruttori insieme. A trovare gli interruttori.
cercando di capire. Cerco di allineare la mappa con i pilastri della stanza. Mi serve solo il punto giusto. Devo solo trovare il punto giusto. Se ti metti su quel simbolo di luna... Questo potrebbe essere un indizio. Non è questo, non è questo. Luna. Cazzo era. Cosa stai cercando di capire? Cerco di allineare la mappa con i pilastri della stanza. Mi serve solo il punto giusto. Devo solo trovare il punto giusto. Se ti metti su quel simbolo di luna? Dov'è? Non trovo la luna. Ce l'avevo prima. Cosa stai cercando di capire? Cerco di... Basta! Mi serve solo il punto giusto. Devo solo trovare il punto giusto. Se ti metti su quel simbolo di luna? Quindi se mi metto qui... Se ti metti qui... Cerco di allineare la mappa con i pilastri della stanza. Mi serve solo il punto giusto. Devo solo trovare il punto giusto. Se ti metti su quel simbolo di luna? Che cazzo succede? Domanda. E ok. E la luna dov'è? Allinea la mappa con i pilastri. Che due coglioni, ragazzi. Ma perché le cose sono spiegate a merda? Non sembra fare nulla. Perché le cose sono spiegate a merda in sti giochi, ragazzi? Cioè, io... Da una cosa così, cosa pretendete che io capisca? Cosa pretendete che capisca? Non sembra fare nulla. Cioè, che cazzo? Boh, ragazzi, che due coglioni. Lui mi chiede, no, di mettermi qui. Cazzo è la luna, l'ho già persa, fantastico. Ci sono, Sally, vai a quella colonna. Che poi l'avevo già fatto, eh. Quella sul muro in fondo. Io prendo queste. Ok, ora allungate la mano fino alla leva. Sul serio? Secondo me vanno azionate tutte insieme. Ma metti che ti sbagli. Sono affezionato a questo braccio, Nate, lo uso spesso. Fallo e basta. Uno, due... 3. Sicuro che sia la leva giusta? Ascoltate. Gli ho detto. Per bacco, ha funzionato. Oh, che due coglioni, raga. Impressionante. Ah, ok, allora perché tenerlo segreto tutti questi secoli? Drake cosa doveva trovare per Elisabetta? La figa. No. Un tesoro, credo. E poi? Le ricchezze sepolte di una civiltà perduta. Ovviamente non è mai così semplice. Quasi mai. Bello però, eh. Cioè, ci ha fatto bestemmiare parecchio, però è carino. Sì. Ci hanno rinchiuso dentro. Bellissimo.
Sono rimaste due strade. Strano. Che tipo di simboli sono? Mai visto nulla del genere. Non lo so. Sembra una specie di meccanismo. Ma sono andato a caso, eh? Ma qualcuno ha sparso gli ingranaggi dappertutto. È stato Sir Francis? Chi lo sa? Speriamo di trovare la soluzione. Dobbiamo trovarla se vogliamo uscire. Ok, boh. Sembra un po' troppo piccolo questo. Che va qui? Chiedo, eh. Non tocca. Non tocca. Forse questo è bello grosso. Non tocca. Forse questo è bello grosso. No. Può andare? Che ognuno di loro c'ha un simbolo sopra. C'è un altro anche laggiù. Questo non se ne parla. Ehi, laggiù, su quella sorgenza c'è un ingranaggio. Ok, grazie. Fatto ad arrivare lassù. Deve esserci per forza. Ok, questi tre mi sembrano abbastanza, chiamiamoli, coerenti, ok. Il punto è come arrivare alla sporgenza. Ovviamente, cioè, te la facevano facile, no? Che non te la facevano facile. Qua ce n'è uno che... Posso dire non serve a un cazzo? Me lo concedete? Magari, forse... No! No! Può servire qui. Sì, lì può servire. Ma raggiungi la sporgenza adesso. Nope. Ehi, laggiù su quella sporgenza c'è un ingranaggio. Grazie al cazzo, vado a prendere te, no? Che due coglioni. Forse qui ci si arrampica? Forse. Ok. Buona idea. Vedi se così funziona. Creepy, eh? Piano piano. Ammazzavi, guarda.
Ok, se funziona posso dire che come puzzle è molto easy. Cioè è più difficile trovare la strada per andare lassù che tutto il resto. Adesso però va provato. Girare, gira. Ok, non ha funzionato. Come non ha funzionato? Ok, non funziona neanche così. Era sbagliato anche questo. Ma c'è una sequenza per caso? Sono due uguali. Stavo dicendo, è un puzzle della minchia. Certo. No. Eri no. Oh, finalmente. Non va usata la luna, la falce e la goccia. La luna. Chiamiamola falce. No! La X però sì. Tasca, vero? Certo. Ok, non funziona neanche così. Siamo così. No! Che nervoso. Era sbagliato anche questo. Fatemi pensare un secondo. Non è che magari, ragazzi, va fatta una cosa tipo una sequenza. Questo magari è anche giusto. Una sequenza. No! Una sequenza, diciamo, coerente. Perché se qui è X e quattro buloni, io credo che questa sequenza vada ripetuta. Credo. Se la mettiamo così. Visto? Cioè, mica te lo spiega. Punto è che c'era un'altra strada su, però. Un secondo. A parte su non possiamo tornare, quindi bellissimo. Lascia. A parte siamo dove eravamo prima, quindi buona. Ok, abbiamo mosso una statua e quindi siamo tornati al via praticamente. C'era da sistemare l'altro, ok. Ok. E tutte quelle membra sospese. Oh cazzo. Madonna. Oh, il saluto al duce. No. La mano così, ragazzi, è molto sospetta. Molto. Ma va ricomposta la statua? Sally, tirami l'accendino. Certo, ecco, tieni. Accendino dei sigari. Ok, non ha funzionato. Devo piantare in un punto particolare? Beh, anche questo ti spiega tanto, eh. Ok, non funziona neanche così.
Seven Sides. Oh. Dice, beh, li proviamo tutti, poi vediamo, no? Ah, era sbagliato anche questo. Beh, saranno 866 buchi e... A prova. Ok, non funziona neanche così. Devo allineare i frammenti di statua con l'affresco sulla parete. Quindi pensi che dal punto giusto quegli affari assumano un senso? È quel che mi auguro. L'affresco sulla parete. Sbagliato anche questo. Niente da fa, ragazzi, eh. Più che altro mi sto chiedendo questo cosino a cosa serva. Vedo che va allineato con... Ok, questo potrebbe essere uno. Ah, ok. Capito, andava allineato. Bisogna guardare tipo la proiezione, ha senso? Visto? Vi preoccupavate. Ok, risolti questi tre puzzle piuttosto estenuanti, devo dire. Ci apri la via adesso? Grazie. Avanti. Allora, Nate, Francis Drake ha mai trovato la città perduta che stava cercando? No, non direi. È appunto, anche secondo me. Che è tornare a casa. Tenendo nascosta questa piccolissima deviazione. Esatto. Ti sei mai fermato a chiederti perché? Che intendi? Non so, è che questo posto ha tutta l'aria di essere un... Ecco. Avvertimento, ecco tutto. Ah, sembrerebbe un braciere decorato. Una torcia lo illuminerà. Allora, prendiamoci sta torcia. Vieni. Dai, non c'è due senza tre. Il quarto viene da sé, il quinto fa per tre. Un altro puzzle? Com'è in alto, così è in basso. Sally, sembra una sorta di carta celeste. Molto probabile. Gli arabi si orientavano nel deserto usando le stelle, come i navigatori nell'oceano. Esatto. Riusciresti a usare queste costellazioni per trovare la città perduta? Se avessi un sestante, sì. In tanti anni di marina qualcosa ho imparato. Pensavo li avessi passati a migliorare il tuo rimorchio portuale. Il cosa? Ah, lascia perdere. Ehi, pensi di poterla ricordare? Oh, sì, ma sarebbe meglio copiarla, non credi? No, sarebbe meglio non farlo. Ehi, ragazzi, guardate. Ah. Beh, Allegro. Avete sentito? Oh, no. Ma che cos'è? I ragni di nuovo. Non mollare la torcia, ragazzi. Oh, oh, sono dappertutto sti qua. Merda. Queste bestie sono un po' aggressive. Ma siamo intrappolati dentro? Cazzo, la
La luce non sembra spaventarli. Agita ancora la torcia! Da me, lontani. Statemi dietro. A cazzo vado. No, sei un coglione. Coglione, coglione. Agita la torcia. Coglione, coglione. Cazzo. Cazzo fai? È che non vedo un cazzo io, raga. Non vedo una sega, sto agitando la torcia come un dannato perché non vedo un cazzo. Ecco, mi ha mato la botta quella stronza. Ti da coglioni anche te. Madonna, quanto sei inutile, Elena. Sei veramente inutile. Ok, via. Proseguite. Agitiamo sta torcia. Tanto lo so che la fregatura prima o poi la incontreremo, lo so. Me ne rendo conto e ne sono pienamente consapevole. Forse passiamo di qua. Dobbiamo aprire questa. Molli la torcia, perché molli la torcia? Non si muove. Vabbè, passa sotto. Allontanali con questo. Aiuto Elena da questo lato. Via. Sally, munizioni! Un attimo! Sally, mi servono ora! Forza! Come andiamo? Elena, apri cazzo, come sei sempre lenta. Anche nell'uno c'è un episodio dove doveva aprire, tipo far calare qualcosa e mi stavano mangiando vivo. Ok, si sta sollevando, bene così. Ovviamente il personaggio, penso dei personaggi. Non c'ho più munizioni. Vai. È veramente il personaggio più irritante di sta serie, Elena, veramente, raga. Oh, cavolo. Più irritante e incapace di tutti. Maledette bestiacce. Aspetta, sapevate di trovarle? E me lo stavate per dire, vero? Ehi, guardate qua. Non lasciarti ingannare dalla bellezza del mondo. È la chimera di un sognatore. Un miraggio nel deserto. Il calice della morte ti sarà versato. Magnifico. È in inglese? Sì. Deve averlo scritto Drake. Ok, ok. Fatemi capire bene. Drake naviga per migliaia di chilometri alla ricerca di questa Atlantide del deserto. E quando finalmente arriva qui, ciò che trova lo convince a girare i tacchi, tornare a casa e nascondere ogni traccia del suo viaggio. Esatto. Ma tu vuoi proseguire, vero? Certo. Sì. E per cosa? Per le ricchezze? Sally, a te presta ascolto. Ti prego, fermalo. Sì, Sally, ti prego, fermami. Qual è il vostro problema? Elena, dai, stavamo solo scherzando. Ascolta, hai vinto, ok? Sei stato più furbo di lei. Tu sai dove si trova la città e Marlowe no. Perché non ti basta? Perché vuole di più. Oh, però se è una storia da coglioni, a me non dispiace. Più danni che altro quella donna. Oh, riportaci alla luce. C'è anche che una
cordicina lì. Forse da qua? Al riparo, imboscata! Oh, merda. Elena, sa... lo sapevo. Guarda caso, ci hanno visto proprio ora. Certo, non muoiono. Dammi la K47 prima che mi incazzi, va. Oh, merda. Non vedo nulla. Sally, tutto bene? Sì, non ti preoccupa, si vede, si vede. Oh, 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 oh. Si dirada, si dirada. Guarda che poi non ci vedi neanche te. Non ci vedo io, ma non ci vedi neanche te, coglione. Ah, grazie. C'è qualcuno lì nel mezzo? Ciao. No, c'è nulla. Aspetta, aspetta. Ok. Che cazzo gli ha fatto? No. Ok. Oh, ci ha messo di meno rispetto al solito. Bene così. Oh, 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 oh. Esplodi, coglione. Ops. Grazie. Aspetta che devo capire dove sono. Scappellalo. Where is the last one? Ciao. L'ultima battaglia deve essere bella. L'ultima battaglia nel senso l'ultimo uomo rimasto. Speriamo che sia l'ultimo uomo rimasto. Oppo. Ciao. Mi dai anche la bomba, grazie. Ne vedete altri? Dobbiamo trovare un'uscita. E come pensi di fare? C'era nelle corde. Ti spingo io. Da qua? Ok. Bene. Occhio, ragazzo. Tesorino. Vabbè, era impossibile non prenderlo. Ah, no, nulla. Ok, buono. E via. Attenti, vi mando giù la scala. Ok, occhio. Bene. Fuori? Forse sì, forse no. Ci sei? Ecco. Grazie. Datemi le armi, non possiamo uscire armati. Ah, giusto. Anche se mi piacerebbe. No. Forza, la via sembra libera. Sembra. Dobbiamo levare le tende prima che ne arrivino altre. Secondo me ci chiappino. Secondo me. Di qua. Si fa una brutta fine. No. Nate. Il dardo. Scappate! Oh no. Ok, calma, ragazzi. State lontano! Lontano! Che gli succede? L'hanno drogato. Così? Dai, portiamolo via da qui. Coraggio, figliolo! No! Vogliamo solo aiutarti! Lasciatemi stare!
No. Ed è successa la stessa cosa che a Cutter. Oh, bello. Lasciami in pace. Oddio. Corri verso l'infinito e oltre. Bello sto flow, eh? Bellissimo. No, non mi toccare. Ray. Marlo ci aspetta. No. Resta. Guarda, beh, se mi fermo non muoio, ma devo andare avanti comunque. No. Fidati di me. Mi spiace. Sully! Sully non c'è. Aia, questo. Ora sei da solo. È Talbot, come si chiama? Fidati. Sì. No, non ci vado. Che posto è questo? Ci siamo. Devi solo ascoltarlo. Sai cosa vogliamo? No, devi fermarli, fermali. Non lo so. Vai, 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 passa. Fin là. Non lo so. Dov'è? Non lo so. Cazzo, non lo so, non lo so. Qua. Per favore. Non lo so. In prigione. Bentornato. Ti sconsiglio di fare scenate. Non sei qui in via del tutto regolare, ricordi? Da beh, nemmeno te. Verso grandi imprese. Dietro l'aria da sbruffone si nasconde ancora il piccolo randagio di una volta, dico bene? Evita la psicologia. Non mi conosci. In realtà, credo che nessuno ti conosca meglio di me, Mr. Drake. Ovviamente questo non è il tuo vero nome, giusto? Sì. Ma non è certo questo il punto. La madre muore suicida. Il padre rinuncia alla custodia del figlio quando ha 5 anni. Infine è affidato al St. Francis, orfanotrofio. Sembra di leggere Dickens. Oh. Tranquillo, lei non è di nostro interesse. A meno che tu, ovviamente. Vogliono Cutter. Non ci costringa ad aumentare un po' la pressione. E cosa vuoi da me? Beh, per quanto mi costi molto ammetterlo, mi serve il tuo aiuto per trovare Victor Sullivan. Certo. Sappiamo già che conosce lì. Ah, vogliono Sullivan addirittura. E come lo sapete? Ce l'hai detto tu, Nathan. A quanto pare la tua lealtà non è poi così incrollabile come credi. E chissà la sua. Cosa? Aspetta, a che gioco stai giocando? A nessuno. È solo che, beh, ormai è da un po' che ti abbiamo nelle nostre grinfie. Lui non si è certo precipitato a salvarti. Neppure quello di Cartagena fu un vero salvataggio. Ti vide solo come una risorsa da sfruttare. Non ci casca. So dove vuoi arrivare. Credimi, Victor pensa sempre e solamente a Victor.
è la purissima verità. Lo scoprii proprio 20 anni fa. Mi sorprende che a te sia servito tanto tempo per arrivarci. Sprechi il tuo tempo, Milady. Può darsi. Ma fatti una domanda. Quando ti tolse dalle strade della Columbia 20 anni or sono, ti salvò davvero da quella vita? Sì. O piuttosto ti condannò a questa? Ah, eccellente. Bene, hanno localizzato Sullivan all'altro capo della città. Mi spiace, Nathan. Sembra proprio che tu sia stato rimosso dal tuo incarico. Il finto incarico di giornalista? Corri. Adesso iniziano a sparare. Qui siamo ancora nel capitolo 11, eh? Finisce più. Ma secondo me l'ho detto, ci chiappano. Cioè ci hanno chiappato, ma ci possono chiappare ancora di più. Vado di qua. E fu così che raggiungemmo l'altro capo della città, per forza. Affanculo. Di qua. Che non sono mica scemo, eh. Che sono le cucine di The Last of Us, queste? Comunque, grazie a Gaffrica di Uncharted 3 Remaster è uguale a quella di The Last of Us, eh? È quella per PS4, ovviamente. Oh, mi manca sempre mezzo centimetro a prenderlo. E poi non lo chiappo mai. No, 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 no! Aia. Di qua. Ma che ti chiappo, eh? Classica musica orientale. Vaffanculo. Oh cazzo, dove è andato? Di qua forse? Sì. Perché non... No, ecco, bravo, così. In realtà l'aveva anche preso, potevi prenderlo prima, però vabbè. Che bello che non lo chiappa apposta. Che belle le cose tutte scriptate stile FIFA. Tanto lo so che lo chiudi, coglione. Scusa, sta pisciando. Presa, coglione. Questa non la chiude, qua gira, va su. Tutto bastardo. Invece che dire merda, fai qualcosa. E si continua la corsa. Ah, sto stronzo come se la corre, eh? Non ti fermare. Allora, potrebbe averci un'arma, vero anche quello? Oh merda. Cazzo fai? Cazzo fai, Nathan? Ok. Abbiamo perso. Dove diavolo è andato? Mo' lo troviamo, lo troviamo. Grande. Mi è passato accanto.
Scusate. Scusi. Eccolo lì. Credevi di avermi seminato. E invece ti sbagli. Oh, il parkour così è veramente tanta roba. Onestamente è tanta roba. Forza Talbot, comincio a stancarmi. Ok. Su, prima che mi ammazzino, più che altro quello. Non prima che scappi, prima che mi ammazzino. Con i cosi del bucato, bellissimo. Oh cazzo, non l'ho schivato. Bene. Sconto all'ultimo sangue. Ma tanto non porterà niente. Cioè, quell'altro gli ha sparato, non è morto. No, nell'acqua no. Nell'acqua no. Ok. E fagli qualcosa. Aia. Finita qui. El sabah el felefel wel hom was wel babarem non. Ti ricordi di me? Ramses. Ramses. Amico mio. Già. Grazie. No, davvero. La donna inglese mi ha pagato per farti fuori. Ma io? Io sono buono. Ti ho salvato la vita. Ora come ora, sono l'unico amico che hai. Sicuro non mi fiderei. Debito con te, giusto? Sei sveglio, mi piace. Sei sempre un passo avanti. Ma la questione è molto semplice. I ram dei pilastri. I pilastri della terra. Dove si trova? Non lo so, bello. Cazzate. Cozzotti. Se anche lo sapessi e te lo dicessi, a quel punto la mia vita non varrebbe più molto, no? Mi offendi. Ma sei un pirata. E un ottimo uomo d'affari. Mi devi un po' di rispetto. Ora proviamo di nuovo. Dove è Iram, Nathan? Senti, puoi torturarmi quanto vuoi. Okay. Ma non te lo dirò. Non posso dirti quello che non so. Forse no. Ma forse il tuo amico sarà più collaborativo. Cosa? Sully. Chi? Il tuo amico Victor Sullivan. Non vorrei farlo. Alla sua età potrebbe essere troppo per lui. Aspetta. No. Non mi hai dato altra scelta. Forse il tuo amico mostrerà un po' più di riconoscenza. Aspetta, lascia stare Sully. Addio, Nathan. Non osare toccarmi. Sarà molto divertente. Pugno. Capitolo 12. Rapito. Non vuoi dirci quello che vogliamo sapere, eh? Vorrei.